Eccolo qui, l'orologio di mezzanotte e dintorni, l'appuntamento della notte di Rai 1. Cominciamo questa sera o questa notte, come preferite, una nuova settimana con voi, cari telespettatori della notte. Domani alle 21.30 c'è un bel film su Rai 1. Bastano tre per fare una coppia. Ovviamente prima del film c'è l'informazione in prima serata e il TG1 7, come ogni martedì. Ma lasciamo stare domani, vediamo a questa notte che cosa vi propone mezzanotte e dintorni. Questa sera o questa notte, come preferite, mezzanotte e dintorni vi propone un incontro con un cantautore molto simpatico, romantico, Franco Califano. Vediamo questo incontro e poi sempre qui, puntuali e fedeli con i nostri tecnici dello Studio 2 di Via Teulada 66, che mai come questa notte sono calmissimi, vi aspettiamo. A tra poco. Franco Califano, tra un po' di tempo ti esibirai in questo locale qui a Roma, Gilda. Sì. Non c'è ora gente perché ancora deve arrivare. Qual è l'emozione di Franco Califano quando il locale è vuoto, poi c'è tanta gente e tu ti incominci a esibire? Questo è un caso, io sono venuto prima e quindi mi fa un certo effetto vedere il locale vuoto. Comunque mi fa sempre, sono sempre piuttosto emozionato prima di affrontare il pubblico prima di un concerto. Perché? Nonostante gli anni, cioè, perché ogni sera c'è un pubblico diverso, ogni sera il concerto è diverso, perché ogni sera, una sera sei più o meno in forma, una sera succedono più o meno certe cose in sala per cui tu ti aggrappi a queste cose. Come se fosse spettacolo. Sempre la prima volta, insomma. Esattamente. Quando è stata la tua prima volta? La prima volta è stata 19 anni fa, e quando è iniziata la mia tournée allora, che sta durando ancora oggi. Perché Franco Califano ha deciso di cantare? Prima di cantare facevo un altro lavoro? L'autore facevo, scrivevo per altri. Ho smesso di scrivere per altri perché non avevo più stimoli per altri, e alcune canzoni mie, le più belle secondo me, non le avrei probabilmente scritte per altri perché non mi venivano, nessuno mi ispirava, Tutto il resto è noia per esempio, una canzone che non so se conosci. Invece da quando ho iniziato a cantare mi sono messo a fare il cantautore. Io non avevo, non mi piaceva molto cantare prima, e quindi avevo paura, ero timidissimo, sono ancora, quindi il pubblico lo affrontavo malvolentieri. Come autore invece vivevo dietro. Timido, Franco Califano timido, come si vince poi la timidezza, Califano? La timidezza o non si vince mai, oppure si vince aggredendo, insomma, aggredendo. Io non è che aggredisco il pubblico in maniera violenta, lo aggredisco cercando di imporre quello che io ho fatto, che ho scritto fino a ieri, cercando di imporre la mia personalità artistica. Secondo Franco Califano, quando una canzone ha successo e perché ha successo? Ma la canzone ha successo quando viene recepita da tutti, naturalmente, no? E il perché del successo alcune volte non se lo spiega nessuno, il perché del successo di alcune canzoni. Altre canzoni invece sono destinate al successo, lo si avverte subito. Ma non ci sono regole mai. C'è un momento particolare della giornata nella quale giornata appunto tu preferisci comporre canzoni? O quando c'è l'ispirazione Califano parte e scrive canzoni? No, io le canzoni le penso il più delle volte in macchina quando viaggio. Io viaggio spesso solo, mi piace ancora viaggiare, in macchina guidare, mi piace, mi rilasso, la mia valvola di scarico. E quando viaggio penso molto a quello che devo scrivere, penso molto alla vita. Sono un grosso osservatore, per cui raccolgo tutto quello che ho pensato nel corso della giornata, della settimana, metto da parte, poi a casa di notte, e quando ho tempo sviluppo i temi e diventano canzoni. Quindi, ecco, una domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti: la notte, è questa la notte per te, sviluppare delle idee, scrivere dei testi? La notte per me è tutto, perché per me la notte è anche il giorno, insomma, la notte è il mio momento di creatività, è il momento in cui io vivo meglio. È il momento in cui mi sento meglio anche fisicamente, perché ho la pressione bassa. Chi ricorda Franco Califano bambino? C'è molto, qualche molto ricordo poco. Particolare? Molto poco. Tu sei nato a Tripoli, da genitori Tripoli, campani. Sì, da genitori campani. Sono nato a Tripoli di passaggio durante lo scalo, quindi non è una città che non sento assolutamente, non ho neanche voglia di visitare. E qual è un tuo ricordo particolare? Ma i ricordi purtroppo da piccolo sono i collegi abbastanza brutti nei quali ho vissuto alcuni anni della mia gioventù. E poi non ricordo tantissime cose della mia... Ma com'era Franco Califano da bambino? Era un bambino riflessivo? Era un bambino piuttosto serio, era un bambino con le rughe, come dico io, cioè sono
mi sono sentito subito abbastanza uomo, subito abbastanza vecchio, anche se vogliamo, a 20 anni. Adesso mi sento, ho una carica dentro, cioè la gioventù bisogna viverla in qualunque, in ogni modo, in qualunque momento della vita. La solitudine ti fa paura? La solitudine non mi fa paura, perché la mia solitudine è una bella solitudine, è una solitudine che io ho scelto, non è una solitudine vittimistica. Insomma. E la vecchiaia? E la vecchiaia neanche, perché la vecchiaia per me esiste fino a un certo punto, insomma, a me fa paura. Qual è la cosa che ti fa più paura? Ecco, l'agonia che precede la morte, se si deve soffrire molto. La morte invece non ti fa paura? No, se arriva quando, come deve arrivare, soprattutto se mi coglie stanco per aver vissuto tutto e freneticamente. Ma Franco Califano pensa mai alla morte? No, io non ci penso alla morte, anche se so che prima o poi devo naturalmente aspettare. Prima si parlava del ricordo. Secondo Franco Califano, il ricordo è qualcosa che noi abbiamo e qualcosa che noi abbiamo perduto? Il ricordo, secondo me, è qualcosa che noi ci teniamo dentro, ci costruiamo, oppure non vogliamo, oppure è una cosa che rifiutiamo, come me, per esempio. Io i ricordi non li amo, a me non piace guardarmi indietro, non lo so per quale motivo. Ho poche cose piacevoli alle mie spalle, ho soltanto la mia attività artistica di piacevole e tutta questa collezione immensa di donne che sono le donne, che sarebbero parliamo delle la gioia donne. Degli uomini. Che cosa è stata la donna per te, incominciando dalla mamma e finendo appunto poi alle la donne? La donna per me è stata tutto, naturalmente, per retorica, tu la cambi spesso, donna. Sì, la donna per me è essenziale, la donna è stata madre, naturalmente è stata amica, è la mia compagna del giorno e la mia compagna della notte, ed è soprattutto la mia ispiratrice, è quella che mi fa scrivere le cose che scrivo, quindi io senza donna sarei mezzo uomo. E l'amore? Che cos'è? L'amore lo canti spesso anche. È un sentimento importante come l'amicizia, forse un pochino meno secondo me, perché l'amicizia ti cioè con un amico tu ci puoi nascere, crescere, invecchiare. Con una donna è un pochino più difficile, perché il rapporto a due oggi in tutti i dibattiti, insomma, si discute il perché non dura questo rapporto. Ecco, è bello l'amore, è importantissimo l'amore, quando riesce a diventare anche amicizia. Franco Califano ha mai pianto per amore? Franco Califano ha pianto alcune volte. C'ha l'aspetto del duro, ma in effetti sì, c'ha un cuore. Sì, c'ha un cuore, sono una persona sensibile e romantico. Io ho pianto il più delle volte di rabbia. Per amore no, magari ho pianto un paio di volte per gioia, non mai per sofferenza. Ma l'amore che cos'è? Come lo definisce Franco Califano l'amore? L'amore è il sentimento più importante che c'è, insieme, come ripeto, all'amicizia, perché non riesco a staccarmi. Sinora, nella vita di Franco Califano, più rimorsi o più rimpianti? Ma io non rimpiango... O alcun rimorso o alcun rimpianto? Niente, io non rimpiango niente. Io sono contento di come sono andate le cose fino ad oggi, nonostante tutto, perché io mi ritengo un uomo più ricco di tanti altri, insomma, a livello di esperienza, se non senz'altro. Ecco, e secondo te la vita è fatta più di regali o più di furti? Cioè la vita, la mia vita è fatta di regali che io ho fatto e di furti che mi hanno fatto tanti. Per cui io, se devo metterli sulla bilancia, non so quale mettere di più, perché in ogni caso, se metto sulla bilancia di più i miei regali, passo da presuntuoso, regali intesi in ogni modo, insomma, affettivi e pratici. Se metto più i furti, non dovrei essere, sarei in ogni caso presuntuoso, perché dice allora hai fatto pochi regali. Ma credo che si equivalgano, secondo me. Secondo te è vero che spesso si è schiavi della propria immagine, anche del proprio modo di essere fatto somatico? Sì, si diventa probabilmente un pochino schiavi del personaggio che qualcuno ti ha cercato di costruire addosso. E come si può reagire a questa schiavitù? Ecco, io reagisco cercando di far capire piano piano agli altri che l'uomo Califano, l'artista Califano, vale molto di più del personaggio Califano, mentre invece quello che è tenuto in considerazione fino ad oggi è di più il personaggio Califano. A quanti anni sei innamorato per la prima volta, Franco Califano? Non lo so, io non so niente, delle date importanti non le ho mai segnate, non mi ricordo molte cose importanti, non mi ricordo chi è stato il mio primo amore, non mi ricordo quando ho avuto la mia prima esperienza sessuale, sono cose
incredibili, questo è non vero. Io probabilmente non sono stato innamorato mai, oppure ho avuto 5 o 6 donne più importanti di altre. Ma secondo Franco Califano, è vero che l'amore cambia la vita delle persone? Sì, l'amore cambia decisamente la vita delle persone, può cambiare radicalmente la vita ad un uomo o ad una donna, se è l'amore vero, ma nessuno secondo me sa se l'amore è vero oppure se è una parvenza d'amore, oppure se... perché l'amore è una parola intanto, no? E poi sappiamo che può dare delle emozioni, può fare soffrire, può fare gioire, però l'amore quello vero, quello, nessuno sa quale sia. Califano, qual è il tuo rapporto con Dio, se hai un rapporto con Dio? Non ce l'ho un rapporto con Dio. Perché? Perché non credo. Quindi non vai mai in chiesa, non ti confessi mai? No, a parte la confessione oggi so che l'hanno eliminata, per cui poi non sento bisogno di confessarmi con nessuno, perché... E con te stesso? Ma io sì, io parlo con me, io con me stesso parlo molto, mi conosco, per fortuna mi conosco molto bene e mi stimo anche abbastanza. Quanti errori hai fatto, signora, nella tua vita? Se hai fatto degli errori? Ma io l'errore più grosso che ho fatto nella vita è quello di non essermi saputo vendere e di non aver curato tante amicizie importanti. Di non aver mai, di non essere mai stato ruffiano, se si può dire questa parola, così, di non essermi mai venduto. Cosa insegni a tua figlia? Hai una figlia? Qual è l'insegnamento che più ti stia a cuore? Bah, l'insegnamento che può dare un genitore a un figlio è, cioè, può suggerire quello che non deve fare a un figlio, un genitore, ma è impossibile dire quello che deve fare. Ognuno di noi nella vita può avere delle difficoltà. Qualcuna forse anche tu l'hai avuta. Come si superano le difficoltà? Bisogna essere molto forti, molto coraggiosi, sono complimenti che faccio a me stesso, apposta, come ho detto prima, che mi stimo. Bisogna essere pronti ad affrontare qualunque avversità, perché sennò si è mezzi uomini. E io ci sono riuscito, ho sofferto con stile, non ho nessun isterismo. Ho vissuto la mia disavventura per conto mio, con tutta la dignità possibile. Soffrire e sono aiuta a crescere, far rendere... Soffrire aiuta a maturare sicuramente. Poi se uno riesce a far diventare la sofferenza un fatto positivo, allora è un uomo veramente ricco. Che tipo di rapporto hai con gli altri, al di fuori del mondo della canzone? Con i tuoi amici, con i tuoi conoscenti, con la gente che incontri sotto casa? Quando io sono sul palcoscenico ho un rapporto con la gente, quando sono fuori dal palcoscenico ne ho un altro. Io ho dei miei amici che sono quelli di sempre, quelli della gioventù, quelli del bar, quando eravamo poveri, e che sono quelli con i quali spero di invecchiare, credo di invecchiare, nonostante ognuno faccia la propria vita. Con la gente io sono una persona molto umile e molto disponibile. Quindi io mi fermo il benzinaro, mi fermo il tabaccaio, mi fermo il giornalaio, mi fermo con chiunque mi ferma per strada e rispondo a chiunque voglia chiedermi qualche cosa. Non mi atteggio, non ho mai rifiutato un autografo, sono sempre stato disponibile, ma non sono mai stato trattato bene per questo. Chi è stata la prima persona che ha creduto in Franco Califano artista, oltre che Franco Califano? Probabilmente soltanto Franco Califano. Solo Franco Califano? Sì, cioè come autore Edoardo Vianello, quando iniziai a scrivere. Come cantautore soltanto io, sicuramente. È vero, come diceva Don Abbondio nei Promessi Sposi, che il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare, secondo te? È vero. Infatti, chi non ha coraggio non ha coraggio, insomma. Non te lo puoi inventare il coraggio. Quindi è come l'avarizia, quando sei avaro non puoi non esserlo, capito? Non c'è terapia, capito? I soldi sono importanti per te? Sono importanti per vivere, ma non per venderli. E la famiglia? Che concetto hai su questa istituzione? Indispensabile per alcuni, non indispensabile per altri. La famiglia per me è determinante, forse perché proprio non ci ho vissuto, non ho vissuto in un contesto familiare. Per me è importantissima la famiglia. Io quando mi invitano a pranzo e a cena delle famiglie, quando vengono gli spettacoli, pensano di non darmi fastidio, io invece accetto sempre volentieri, di buon grado, di entrare in una famiglia, perché io mi trovo molto bene quando entro in una famiglia. Io quando ho una ragazza che mi piace, mi deve piacere lei e mi deve piacere il fratello, la mamma e il papà, se possibile, e siamo già un passo avanti. Allora, le donne è un punto importante e fondamentale nella vita di Franco Califano, c'è una canzone per una donna che si ascolta sempre con molto piacere. Invece c'è un'altra canzone, anche molto interessante, affronta anche un tema molto attuale, Uomini del Sud. Perché Uomini del Sud? Intanto io sono un figlio loro, come dico nella canzone,
E poi perché ho voluto con questa canzone fare un omaggio ai miei conterranei, ai miei parenti, ai miei amici di giù, facendo delle piccole denunce che sono state già fatte da altri. È una mia prima canzone forse in cui io mi esprimo in maniera diversa dal solito, parlando un pochino anche di politica, e poi così ho voluto fare una carezza, ho voluto abbracciare questa gente di giù. Perché secondo te una canzone può anche aiutare qualcuno che soffre, qualcuno che sta male, qualcuno che... Io so che di qualche mia canzone che ha fatto piangere tante persone, so di aver dato tante emozioni, so di aver fatto sorridere molti con alcuni miei monologhi. Certamente una canzone può aiutare tantissimo, se è una canzone vera, se è scritta soprattutto da una persona credibile. Secondo te la vita di ognuno di noi è fatta più di appuntamenti mancati o non di appuntamenti mancati? È fatta di appuntamenti possibilmente non mancati per arrivare al successo prima. Se si mancano gli appuntamenti importanti e le occasioni e le circostanze importanti, si resta indietro inevitabilmente. Califano, come si fa a non montarsi la testa? Bisogna il successo saperselo gestire e possibilmente crearselo lentamente. Certo, il successo che ti prende dal giorno alla notte ti può dare la testa. Io per fortuna me lo sono creato lentamente e adesso sono una persona di successo, però sono una persona con tutte le altre. È difficile ricominciare? Dover ricominciare tutto sarebbe difficilissimo a dirlo oggi, perché sono un po' stanco, ma ricomincerei sicuramente per questa attività che amo moltissimo. L'ultima domanda, la notte di Rai 1 che noi facciamo sempre ai nostri ospiti. Il sogno che Franco Califano vorrebbe fare questa notte, rispondendo prima a un'altra cosa. Secondo Franco Califano, la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Ma i sogni aiuterebbero a vivere meglio se non fossero incubi, ecco. Io non sogno mai, quelle poche volte che ho sognato ho avuto degli incubi mostruosi. Per cui un sogno bello che vorrei fare è quello di svegliarmi e trovare la mia immagine pulita completamente e poter scoprire che e tutti, anche i colpevolisti, avrebbero dimenticato certe cose che mi stavano sulla pelle e che non merito di avere. Chiudiamo davvero un flash, un tuo appello nella notte per la non violenza. Ma io ho fatto anche un concerto per la non violenza. Io dico che la violenza la facciamo anche noi parlandone troppo, perché dove c'è massa c'è violenza, nel caso, non soltanto nel calcio. Non bisogna dare molto spazio a chi provoca questa violenza, perché è gente esaltata che se si vede in televisione, se si vede sui giornali troppo spesso, se sente parlare di se stessi molto troppo spesso, si esalterà. Se possibile ancora di più, e la violenza non si calma certamente così, forse ignorandola non completamente si potrebbero ottenere dei risultati. È una mia terapia, non so quello che può valere. Franco Califano è contento di Franco Califano? Io sono contentissimo di me, molto meno degli altri. Io ci credo ancora dentro primavera, dove fa freddo ed inverno taglia, dove non c'è neanche una grana, dove l'amore sarà di chi lo meriterà. Vado via in cerca di una vita. Ed ora il sottofinale di Mezzanotte dintorni, la poesia di Kipling e nella versione italiana di Alberto Toschi, recitata questa notte per voi e per noi da una grande ballerina in prestito come attrice per questa occasione, Margherita Parrilla. Vi aspetto domani notte puntuali e fedeli con Mezzanotte e dintorni. A voi tutti la più cordiale buonanotte. Arrivederci. Se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa, se riesci ad avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare, se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non rispondere con calunnia, o essendo odiato a non abbandonarti all'odio, pur non mostrandoti troppo buono né parlando troppo da saggio, se riesci a sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni,
se riesci a pensare senza fare dei pensieri il tuo fine, se riesci, incontrando il trionfo o la rovina, a trattare questi due impostori allo stesso modo, se riesci a sopportare la verità che tu hai detto, distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi, o vedere le cose per le quali hai dato la vita distrutte ed umiliarti, ricostruirle con i tuoi attrezzi ormai logori, se riesci a fare un solo fagotto delle tue vittorie e rischiare in un solo colpo a testa o croce e perdere e ricominciare da dove iniziasti senza dire mai una parola su quello che hai perduto, se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi a sorreggerti anche dopo molto tempo che non li senti più ed a resistere quando ormai in te non c'è più niente tranne la tua volontà che ripete resisti, se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà o a passeggiare con i re senza perdere il tuo senso comune, se tanto nemici che amici non possono ferirti, se tutti gli uomini per te contano ma nessuno troppo, se riesci a colmare l'inesorabile minuto con un momento fatto di 60 secondi. Tu è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più